Ciao a tutti da Villa Santa, siamo come di consueto al termine della gara che si è appena disputata tra i padroni di casa e gli ospiti di Monteclarense. È la terza del girone di classificazione di ritorno, quindi ci cominciamo ad avviare verso il termine della stagione, ogni partita è molto importante. Oggi Villa Santa è riuscita a vincere, anche piuttosto bene, devo dire, soprattutto nella seconda fase di partita. Ho con me il coach Andrea Bonfio. Ovviamente ti ho visto molto soddisfatto alla fine. Certo. Certo, partita difficile. Come al solito, ormai a Villa Santa siamo piuttosto abituati per quanto riguarda le rotazioni. Molto ridotte con tanti under in campo, ma squadra veramente molto molto gagliarda, soprattutto nella seconda fase quando le cose potevano anche non andare benissimo. Era la partita che ti aspettavi, sei contento dei tuoi? Era la partita che speravo, nel senso che abbiamo avuto un primo tempo in cui abbiamo fatto parecchio canestro, nonostante alcuni attacchi non giocati benissimo, ma purtroppo in difesa siamo stati un po' troppo coerenti con le ultime partite, quindi un po' inconsistenti, non abbiamo tenuto uno contro uno, un po' pigri a fare close out, un po' pigri nel prendere qualche rimbalzo. E invece nel secondo tempo, e quindi abbiamo chiuso a meno 3, e invece nel secondo tempo 40-37 per gli ospiti è la prima 40-37. fase, sì. Invece nella seconda parte i ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta, soprattutto in difesa, perché secondo me abbiamo segnato tanti canestri prendendo il rimbalzo e andando di là, quindi senza giocare troppo a metà campo, e di pura voglia, di puro carattere, e tutta l'energia che avevamo ce l'abbiamo messa. Beh, devo dire Andrea che sicuramente si è vista tantissima voglia, tantissima energia, meglio in difesa di quello che purtroppo Esatto. nelle ultime gare i ragazzi non erano riusciti a fare molto bene. Devo dire che si sono viste anche delle bellissime azioni d'attacco. Ora, sicuramente gli ospiti nella seconda fase forse erano convinti di potercela fare a distaccare Villa Santa, invece si sono un po' incartati. Comunque 45 punti avete fatto, Sì, quindi no, adesso anche a livello offensivo devo dire si sono viste delle gran belle cose. no, io sono veramente molto contento e come al solito se difendiamo, secondo me in attacco abbiamo la possibilità di andare un po' più in contropiede, di prendere energia da qualche canestro un po' più facile. Diciamo che se siamo inconsistenti come nel primo tempo, anche se facciamo tanto canestro, rischiamo di non essere sopra. Diciamo che, come ormai sanno anche gli allenatori avversari, eccetera, eccetera, a Villa Santa non è facilissimo venire a giocare, parecchie vittorie in casa, così così fuori casa. Cosa ti aspetti dalle ultime partite? Perché ci sono 5 partite fino al termine, il campionato è piuttosto ristretto, i play-out sono lì alle porte, quindi forse bisogna cercare di dare un minimo di continuità anche in trasferta, no? Assolutamente, il problema nostro è che in trasferta non riusciamo a essere competitivi perché il nostro approccio difensivo non è buono. In casa magari troviamo qualche canestro in più, rimaniamo in partita, in trasferta invece andiamo un po' giù di testa, subiamo tanto canestro e non riusciamo a rimanere in partita. Quindi il nostro obiettivo per le prossime e per la prossima in trasferta sarà quello di essere un po' più duri e concentrati come abbiamo fatto nel secondo tempo di oggi. Speriamo di farci trovare pronti. Sicuramente la tifoseria villasantese spera in tutto ciò. Sì, Staremo a vedere. esatto. Grazie Andrea, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao.